Salve a tutti ragazzi ed eccoci qua in un nuovissimo gioco, un nuovissimo free to play. Si tratta di MapperStory 2, uscito ieri su Steam. Ovviamente, come sempre, vi lascio qua il link in descrizione, ragazzi. Entriamo nel server europeo. Ragazzi, questo qua, per ora, per le poche cose che ho visto, è un MMORPG che merita almeno un piccolo sguardo, almeno di essere provato. Non vi nego che ho già trovato una pecca non da poco nel gioco, ma adesso poi l'andremo a vedere. Io ho creato già il mio primo personaggio, tanto per vedere un po' com'è il gioco. Si tratta di Carciofo, ma andiamo subito a crearne un altro. In questo primo gameplay andremo a creare il personaggio e fare il tutorial. Ci sono diverse classi come ogni MMORPG che si rispetta. Ci abbiamo il guerriero, il classico tancone, il mago, ovviamente è inutile che vi sto a spiegarvelo, l'arciere che fa un botto di danni alla distanza con la nostra, con l'aquilozza. Intanto qua possiamo tranquillamente vedere le varie abilità, un po' come il gameplay del personaggio. Ci abbiamo il ladro, il runner blade, che è quello che ho creato Carciofo, il berserker, che mi sembra molto molto figo come personaggio, il classico curatore, il gunner pesante e l'assassino. Io direi di andare a crearci il... andiamo a crearci un bel berserker. Come potete notare già subito da queste schermate, da queste prime cose, è un gioco estremamente colorato ed estremamente puccioso. E questo mi piace veramente tanto, questo aspetto mi piace veramente tanto. Qua possiamo creare maschio o femmina, ovviamente. Ah, sto notando che per ogni classe, no, i capelli sono sempre uguali. Pensavo che per ogni classe fossero diversi, ma no, i capelli sono tutti uguali, maschio, femmina, eccetera. Infatti il nostro Runeblade l'ho fatto con questa capigliatura qua, mi pare. Nostro, andiamo a fare il berserker, andiamo a farlo un pochettino più... A quanto massimo aumenta, così si abbassa. Lo fanno un po' più cazzutino, più cazzutello. Sicuramente non con i capelli rossa. Andiamo a vedere un po' come... Allora, devo dire, la personalizzazione del personaggio non è così vasta, ma so che in gioco invece ce n'è un botto di personalizzazione. Berserker, mi piace questo qua. Questo qua si può aumentare. Ma così si allungano, così si accorciano, di fare lunghe. Questo qua invece, quello qua va dietro. Meglio di fare lunghi davanti e corti dietro, cioè, fino a un certo punto, finché... Qua abbiamo i vari colori dei capelli. Vorrei farglieli. Così ci sta. Infatti, peccato che non posso mettergli la barba al personaggio. Oppure facciamo un berserker donna, che fa culo a tutti. Dai, andiamo. Visto che l'altro l'ho creato un maschio, andiamo a vedere la personalizzazione della donna. La faccia non è delle migliori, mi sa queste cose qua un po' buggatucce. Questa, basta. Cioè, questa qua mi sembra molto una... Le cose sono un po' buggatucce. Questa. Sembra tanto una vichinga. Bam, bam. Cioè, ragazzi, faccia. Qua scegliamo nostra espressione. L'espressione è un po' cattiva. Non questa sicuramente. Nemmeno sorridere. Questa qua potrebbe starci, perché non abbiamo una proprio cattiva. Questa qua potrebbe starci con gli occhi azzurri, ci sta. Ci sta. Qua facciamo i vari cosmetici. La cicatrice ci sta, ma gliela farei nell'altro occhio. Questa qua cosa cambia? Ah, se la fa più spesso o meno spessa. Gliela farei nell'altro occhio, ok. Ma gliela sposterei, che si vede un po' così. Ah, questa qua è la ruota semplicemente. No, mi piace più piccolino. Ragazzi, sono un po' raffreddato, devo metterlo. Ok. Ah, così me la sposto direttamente dove vuole lui, ok. Ma io la voglio in alto, così. Più figa. Il vario è colore della pelle. E io la vorrei un pochettino più rosa. No, così ci sta, perché... Ma poi, iniziamo a metterci i vestiti. Come vedete, ragazzi, qua c'è una vasta scelta. Già molto, molto carini, anche che non sono nell'ambientazione fantasy, ma a me piace il fantasy, quindi le lascio così com'è. La parte sotto. Ragazzi, per quelli che gli piacciono le loli, veramente figo. Cioè, no, le lascio sempre la parola uguale a prima. E le scarpe, vediamo un po' se sono delle scarpe un po' che... La mando una vichinga con i tacchi, con le scarpe d'ufficio, ci sarebbe. E questa va sempre. No, le lasciamo così. La chiamiamo con la K, Cassandra. Non mi piace Cassandra. Questo nome è già stato prendo, quindi Cassiopea. Non c'entra niente con un vichingo, però mi piace molto. Vai, iniziamo ragazzi col tutorial. You've answered the call. Now, hear the story.
It begins with two goddesses, one light, one dark. They created many worlds, but Mapleworld was their greatest. In every realm, there must be balance. But the goddess of light loved Mapleworld and warded it against the darkness. Fearing this imbalance, the goddess of darkness lashed out. So began their terrible war. The battle was long and brutal, but with the help of her sages, the goddess of light defeated her sister. As the goddess of darkness fell, she unleashed her fury, poisoning Mapleworld with her power. Unwilling to see her beloved creation destroyed, the goddess of light sacrificed herself to save it. What remained of her power became the great protector, Empress Erev. Erev gathered seven heroes to stand against the darkness. Try as they might, they could not stop their world's slow corruption. Erev and her sages created three relics with power over life, space, and time. The Lepentus. These Lepentus could gather up the darkness and cleanse it all at once. So they thought. The day of their bold plan came, and the shadows pooled in one place. Even as they cast their purification ritual, the sages were gripped by the darkness. It took all of the Lepentus' power to protect Mapleworld from being utterly destroyed. The ritual site was corrupted, the whole region becoming a dreaded no man's land. Two of Erev's heroes, Sirion and Balon, stepped forward. They journeyed into this land of darkness on a mission to save anyone trapped inside. There, they worked to complete the purification ritual. And in doing so, they met their end. The land of darkness was sealed away where it could hurt no one else. With their noble sacrifice, these two heroes had bought peace. But now, the shadows stir once more, and this miraculous peace is nearing its end. The time has come for champions to rise again. This is a story of heroes. This is your story. Eccoci qua, ragazzi. Allora, iniziamo subito a dirvi, secondo me, le problematiche iniziali del gioco che si notano subito. Diciamo che è un po' il, se si può, non intanto il sistema di combattimento, ma i tasti che hanno assegnato il combattimento. Ragazzi, spiegatemi. Perché si deve attaccare con contro? Cioè tu devi attaccare contro. L'attacco base si fa con contro. Invece io, usando il gamepad per giocare, che mi trovo più comodo, si attacca con Y, con il gamepad dell'Xbox ovviamente. Cioè, ragazzi, non ha senso. Questi tasti non hanno senso. Gli altri, meno male, vanno abbastanza bene come tasti. Però, boh, l'attacco base non si fa. Questo è l'unico problema. E voi direte, ma lo cambi. Sì, effettivamente si può cambiare, ma io vi dico, dovete aspettare di finire il tutorial. Perché finché siete al tutorial non potete cambiare i controlli, ma solamente la grafica e l'audio. Non ho idea perché sta scelta qua, ma va bene. Quindi il tutorial non dura nemmeno così tanto. A proposito, io questo pezzo prima nel tutorial non l'ho fatto. Mi sa che quindi ogni classe inizia in modo diverso. Sarebbe una gran figata. Adesso sto giocando appunto col controller, come potete vedere nella mia schermata. Allora, qua, come faccio a equipaggiarmi la cosa? Boh, qua io vado col mouse.
Ah, e devo trascinarmelo. Ok. Che scomodità. Che scomodità sta cosa qua. Ok, Y bot per distruggere. Vediamo un po' che è. Ovviamente il Berserk in confronto a Runel Blade colpisce un po' più lentamente. Ah, che figata che va. Figo. Ah, ok. E intanto il Berserk c'ha tipo due... C'è una barra sotto che mi sa che è la stamina. People fear the unknown. My parents did. The darkness in me drove them to abandon me. If the old man hadn't found me and taken me in, I probably wouldn't be here. The old man didn't care about the power within me and raised me as his own. History, science, art. He taught me so many things I didn't care about. I found out later that he was once Maple World's greatest hero. I should thank him for raising me and teaching me to be strong. And I'll surpass him by becoming a stronger warrior. New heroes are meant to eclipse those that came before. Isn't that the best way to show respect for their efforts? So get ready, old man. Today's the day I beat you! Scusate ragazzi, ma ho appena ricevuto un regalo. Cioè, devo chiamare una... Guarda, ve lo metto anche nel video un attimo. Cioè, vi metto la telefonata nel video perché... Allora, oggi dovete sapere che è il mio compleanno. E mi è appena venuto il messaggio da Steam che ho appena ricevuto un regalo da mia sorella e il suo ragazzo. Ma secondo me si sono sbagliati, diciamo la chiamata. Perché è un buono regalo da 100 euro su Steam, cioè... No, secondo me... Ho scritto tesoro mio, tanti auguri di buon compleanno, splendore. Il giorno che passa sei più bello del giorno Pronto? Prima. Tesoro! Dimmi, tesorino. Allora, intanto ti dico che sei nel video, la chiamata è nel video che sto registrando. Oh, ciao popolo del web. Ok, ma mi è arrivato un regalo sul team. Davvero? Ma chi se l'aspettava? Ma voi siete pazzi, cioè... Chi è pazzo? Voi, te e Sami. Vabbè, non è pazzo Sami, è tantissimo. No, aspetta, chiariamo le cose, non ho dato solo l'idea. Ok, no, okay. Infatti vi siete firmati entrambi, ma siete cioè è tantissimo, avete dato tantissimo. E di meno cosa ci facevi? Senti, tanto lo sai che gioco ti devi comprare. Sea of Thieves. Bravissimo. Ma non c'è su Steam. C'è sul Windows. Vabbè, comunque cioè adesso lo compro. Basta. Ti è arrivata l'Xbox? Ma ho preso per il pannello alla fine. Ok. Beh, comunque no, vabbè, lo compro. Comunque lo compro. Cioè, però. Grazie. Vabbè, domani poi vi bacerò tutti, però sono tantissimi, non dovevate. Vabbè, così ti prendi un po' di roba, dai, ma ti pare. Grazie. Prendi qualche novità e non solo giochi del cazzo. Va bene. Sono io youtuber dei pezzenti. Grazie. Guarda, tesorino. Grazie mille. Poi domani ti bacio tutto. Ma certo, non vedo l'ora. Finire la danza adesso. Poi la chiamo dopo. La chiamo dopo. Ok. Ciao, buona serata. Ciao. Allora, ritorniamo al gioco. Cosa devo fare? Flidotten Bumble Grover. Ah, qua. I cubotti blu sono i portali. Ok.
Comunque, la schermata, cioè gioco così molto colorato, mi piace un sacco. Qua impariamo, mi sa, il combattimento vai con le skill. Attacco base. Che non sto facendo mai l'attacco base perché ho fatto la skill per sbaglio. Mira, l'attacco base è veramente, veramente tanto lento. E là, che cazzo, già iniziamo a fare quelle cose più forti. Vediamo un attacco base. Taglio un cazzo l'attacco base. Ok. Contro lui stesso dobbiamo combattere. Contro il nostro maestro. Sì, contro di lui. Sì, io stavo tanto prendendo. Via. Grande. Ma ne togliamo un cazzo. Oh, ma che bello che posso schivare i colpi. Minchia, l'ho sparato via. Ah, sì, non lo vedevo più semplicemente. Ma non ci sta togliendo un cazzo o sbaglio? Ah sì, ci ho tolto 3 di vita. Beh, questa animazione è un po' fatta schifo, però... Che cazzo? Ci ha fatto entrare la testa nella terreno. Siamo tornati fuori dalla zona di combattimento e basta. Cazzo sono queste cose? Oh. Vabbè ragazzi, che figata. Questa mossa è una figata assurda. Vai avanti e spazzi via tutti. Beh, 180 esperienza, va bene. Ragazzi, eccoci qua nella cittadella e abbiamo finito il nostro tutorial. Abbiamo finito il nostro tutorial. Ah ragazzi, questo qua era solamente per farvi vedere una prima parte di Maple Story 2. Avete visto un po' com'è. Adesso qua si può cambiare anche il i vari tasti si possono cambiare. Quindi io adesso li vado a mettere come ce l'avevo sull'altro. Cioè con l'attacco base su X del gamepad. E ci vediamo al prossimo video, che probabilmente sarà su un gioco appena uscito, visto che finalmente ho... mi hanno regalato i... mi hanno fatto un regalo per il compleanno. Ciao ciao a tutti!